Buongiorno a tutti e grazie. Allora, per il sentire comune in Parlamento si producono o troppe poche leggi. In realtà il Parlamento italiano si attesta all'interno della media della produzione legislativa del livello europeo. La Germania, diciamo, produce testi normativi più o meno quanto l'Italia, però consideriamo il fatto che il 50% di questi testi sono di manutenzione o di recepimento di direttive europee. In Italia l'80% dei prodotti legislativi, diciamo, sono di origine governativa. Cosa comporta avere tante leggi a livello, insomma, poi di applicazione? Ovviamente comporta dei problemi che sono prima di tutto di applicazione a livello di amministrazione, poi abbiamo visto anche a livello di contenzioso, perché quando si va nel merito dell'applicazione della norma ci sono dei problemi di interpretazione e quindi vengono addetti, viene poi chiamato in causa il giudice che deve derimere queste questioni. Ma qual è quindi il problema? La quantità? Direi proprio di no, è la qualità il problema. Guardiamo poi alle tempistiche con cui vengono promulgati questi provvedimenti. La media è circa 8 mesi, certo per i provvedimenti di origine governativa ci si mette un po' di meno, 3 o 4 mesi, se sono invece di origine parlamentare andiamo circa già a 20 mesi, sono tanti comunque. Cosa dipende? Da cosa variano queste tempistiche? Ovviamente molto spesso si norma perché magari il governo insomma, c'è il momento in cui si deve rispondere a una certa esigenza da parte dell'elettorato. Però diciamo che il problema di normare troppo velocemente, quindi la fretta, l'urgenza, ovviamente va a discapito della qualità. Lo vediamo con i decreti legge. All'interno del Comitato della Legislazione solleviamo spesso la contestazione o comunque l'osservazione al governo che si dimentica o comunque si giustifica anche nel non redare le analisi di impatto della regolamentazione o l'analisi tecnico-normativa. Questo cosa comporta? Prima di tutto, dispiace sottolinearlo, ci sono anche degli errori di grammatica, ci sono degli errori di analisi logica e noi lo segnaliamo, delle volte mancano i soggetti delle frasi. Se questo lavoro venisse fatto dal governo, il Comitato per la Legislazione sarebbe meno fastidioso poi a livello di commissione, ma è un lavoro che va fatto e per fortuna che ci siamo, per fortuna che c'è il Comitato al Senato, per esempio, non c'è. Il problema poi della decretazione d'urgenza non è tanto quanto... volevo dire una cosa... Scusate. È nel rapporto tra governo e Parlamento, perché sappiamo benissimo che il rapporto tra governo e Parlamento è fondamentale. Il governo deve rimanere centrale come lo è in questo momento, ma è il Parlamento il luogo dove avviene il processo democratico. Ed è lì che i tempi non devono essere né troppo lunghi, e sappiamo benissimo che all'interno del regolamento della Camera ci sono degli strumenti per ridurli, come il contingentamento dei tempi, ma allo stesso tempo non devono essere troppo brevi. Allora, quali sono le proposte? Io sarò molto breve, il Presidente lo sa, anche all'interno del Comitato non mi dilungo troppo, è la mia caratteristica, ma penso vada anche a favore del pubblico che è qui in sala. Le proposte che si possono fare vanno anche un po' incontro alle esigenze che sono state sollevate in questa occasione. Allora, per esempio, quando va applicato il regolamento, sia da parte della Presidenza della Camera o all'interno delle commissioni, non c'è nessun organo che valuti nel merito delle decisioni, dell'interpretazione, dell'applicazione del regolamento. Ecco, questo. Perché non istituire un organo terzo, imparziale, che in determinate circostanze, ben determinate, possa sindacare e valutare nel merito le decisioni? Potrebbe essere
senz'altro utile per una migliore applicazione del regolamento, anche perché molto spesso ci si fa i precedenti e questo, diciamo che all'interno di una Camera che produce leggi, precedente, che vuol dire la prassi, è un po' contraddittorio. Un'altra proposta che poi è stata citata anche dai precedenti relatori, quella di guardare con più attenzione al procedimento legislativo del Parlamento inglese. Sappiamo che loro sono esempio di efficienza, trasparenza, ma soprattutto di partecipazione democratica. Per cosa si contraddistingue il procedimento legislativo inglese? Praticamente l'Aula dà le linee di indirizzo. Poi la Commissione svolge delle scelte più tecniche e infine l'Aula decide, ma tra un passaggio e l'altro il provvedimento è sempre meno emendabile. Questo cosa vuol dire? Che comunque si dà una cornice a quello che dicevano anche i relatori precedenti, cioè dare un mandato specifico all'interno del quale la Commissione deve operare. E in questo si può inserire anche una proposta che è molto interessante, che è l'emendamento tweet. E qua uso un termine che magari all'interno della Camera può magari fare tremare questi muri, ma è inglese e poi è anche l'ordine del giorno. Cosa vuol dire emendamento tweet? Cioè determinare quanti commi, delimitare il numero di commi e determinare il numero di battute all'interno di questi commi. Questo ci salvaguarderebbe dai famosi maxi emendamenti che tanto vengono condannati, perché poi all'interno di questi ci si mette un po' di tutto. Poi il terzo punto ovviamente è la questione di fiducia. La questione di fiducia nulla toglie che il governo possa in qualsiasi circostanza verificare che all'interno del Parlamento ci sia la maggioranza, ma cosa succede oggigiorno? Viene usato perché dal regolamento, dall'applicazione della fiducia, scaturiscono ovviamente delle agevolazioni, delle accelerazioni, diciamo. Allora, è importante far ritornare a questo strumento la sua dignità, perché era e deve tornare ad essere uno strumento di verifica della maggioranza all'interno del Parlamento. Io non mi dilungo oltre e vi ringrazio ancora per l'attenzione.